Ehi, ci siamo. Venerdì? Manca poco la scadenza. Scadenza Sky Atlantic programmerà la celeberrima serie televisiva dell'anno, True Detective, doppiata da Pino Insegno e Adriano Giannini per la versione italiana. Ti sarei proposto io come doppiatore. Sicuramente il doppiaggio sarà pessimo. Adriano Giannini che doppia Rust. La cosa mi turba alquanto. Secondo me era meglio, sarebbe stato se l'avessi io doppiata. Da qualche tempo molti sostengono che io abbia una voce da doppiatore. Fra qualche giorno uscirà un altro mio book trailer e spero possa piacervi l'uso che ho fatto della mia voce, incupendo la dugola sporca, poi nel farla danzare tra un diaframma stanco leggero andante e musical sciogliermi su parole frenetiche d'ira. Quindi decadente e irta la voce, in romantica aderenza mitica, mistica, al mio uomo semi-eremitico, talvolta scemo, spesso in gamba, poche volte fra quelle femminili. Ah ah! Al che apprendo che Rust McConaughey è stato doppiato dal figlio di Giancarlo Giannini. Lui sì, un attore, doppiatore paciniano. È vero, è vero. Mica il figlio, appunto. Uno dal peggior film della Madonna. Legacy, l'orripilante, inguardabile remake del Wertmülleriano film proprio epocale, interpretato dal padre, svenuto mielosamente nel poco corrosivo, ma acidissimo come la ciccone, Veronica Ciccone, travolti dal destino. All'epoca delle riprese, la ex di Sean Penn stava con quel guascone deficiente di Guy Ritchie, uno che qualche film l'ha pure indovinato, ma rimane un ricco senza anima, da cui ricchi e poveri, celeberrimo gruppo di storpi che vendettero pure molto, diventando appunto dei cantanti di successo, di sesso, il sesso. Cari miei ossessi, non lanciate sassi. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però Petra è buona. Il sesso gira intorno ai soli? E che so, papaveri? Ai soldi? Non lo so. So che è John Travolta e porta il parrucchino. Da qui lo sguardo triste nell'azzurro mare di agosto di Mariangela Melato. Non gelato. Melato. Miei mielosi. Una che ha sempre sognato un gris e invece rimase una donna orsa come il grizzly. Ora capisco perché Giancarlo, non Adriano, pregherò per te, col tempo ha sviluppato una voce. Sei forte? Sei forte. Da Celentano. Comunque, fra Giancarlo e Adriano, io preferisco Barzani Gianluca. È fortissimo, eh? È secondo me un grande. Io non so se sono grande, un grande. So che adesso mi contattano per doppiare la pubblicità. Pubblicità? Speravo di doppiare
McConaughey. E invece mi tocca il ruolo di Errol Flynn. Un po' Robin Hood sono, eh. Sì, a parte gli scherzi, la mia voce sa. Ma vedo sempre molte fighe. Sfighe. Una. Un, due, tre, prova, prova. Prova, non proverà il mio. Una sente la mia voce e si bagna, sussurrando fra sé e sé. Un cazzo. Questo è tosto. Ha una voce da duro. Che me la scioglie senza neanche vedere. Che faccia sfacciata da culo possa avere. Poi vede la mia foto e pensa. Pensavo fosse peggio, ma ci può stare. E sul ci può stare. Non ci sto io. Perché la mia voce merita il grande cinema. Perché la mia voce merita il grande cinema, non le troie. Buonanotte.